Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e chi vi viene in mente quando pensate a SmackDown? Undertaker, The Rock, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Brock Lesnar, AJ Styles? Ma non serve nemmeno rispondere a questa domanda perché ci ho già fatto un video sui lottatori che hanno fatto la storia dello show blu. Ma non tutti sono così, non tutti possono avere una carriera stellare, superstar talmente dimenticabili da farci dire: ah già, c'era anche lui. Ammetto che per fare questa classifica sono stato parecchio ispirato dal video uscito sul canale ufficiale della WWE, ma si sono limitati e parecchio. Hanno fatto una semplice top 5 e ci sono tanti altri nomi che meritano una menzione. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i 10 wrestler più dimenticati nella storia di SmackDown. Numero 10. Mordecai. Per molti della mia generazione il nome Mordecai o Montecai non è nuovo, anzi io stesso ho contribuito a ricordarlo nella recensione di The Great American Bash 2004, ma in pochi conoscono nel dettaglio il suo periodo nello show blu. Nella primavera del 2004 vennero mandate in onda delle vignette che preannunciavano l'arrivo di questo monaco albino di nome Mordecai e il primo pensiero che ci siamo fatti tutti è: cavoli! È Undertaker ma con i colori invertiti. Nei suoi sermoni, oltre che a sprecare un sacco di candele che avrebbero fatto molto più comodo ad Aleister Black, Mordecai si professava come un portatore di luce, definendosi il braccio destro del Padre Eterno. Hear me. Ci stiamo cacando sotto! Dopo più di un mese di attesa, Mordecai fece il suo tanto atteso debutto a Judgment Day, pay-per-view in cui sconfisse Scotty Tuotti. Per rivederlo in azione, però, dovemmo aspettare ben 2 mesi, sino al prossimo evento di SmackDown, The Great American Bash, dove per l'occasione sconfisse Arcorolli. Nessuna apparizione in show settimanali, solamente 2 incontri in pay-per-view nell'arco di oltre 2 mesi, e tutto questo ben prima che lo facesse Brock Lesnar. Tutto finì nella puntata di SmackDown successiva al pay-per-view patriottico, quando perse contro Rey Mysterio. Da quella sconfitta, Mordecai sparì nel nulla e non si fece mai più rivedere. Per lui si parlava di grossi piani in serbo per il futuro, si parlava di rivalità con Eddie Guerrero e poi con Undertaker, ma quella gimmick fu un tale flop che già solo dopo 3 incontri decisero di scartare ogni idea. Gli andò decisamente meglio 2 anni dopo nella rinata ECW, nel ruolo del vampiro Kevin Thorn. Dico che gli andò decisamente meglio non perché ottenne grossi successi, non vinse nemmeno un titolo, ma almeno era accompagnato dalla provocante Ariel. Numero 9. Sakoda. Nell'autunno del 2003, il tag team composto da Akio e Sakoda arrivò a SmackDown col ruolo di guardia del corpo del campione cruiserweight Tajiri. Anche se in gimmick i due non erano semplici bodyguard, erano chiaramente membri della Yakuza. Forse hai sentito parlare della Yakuza, i pugni velenosi della costa del Pacifico? La mafia giapponese? Ti ammazzano 5 volte prima di stenderti a terra! Non ho mai ben capito perché la mafia giapponese abbia voluto infiltrarsi nella divisione dei pesi leggeri di SmackDown, ma in quello stesso periodo, sempre a SmackDown, c'erano anche i Full-Blooded Italians, gli FBI. Mamma mia, i picciotti di Nunzio contro la Yakuza di Tajiri! Che grande storyline per decretare quale nazione abbia la mafia migliore al mondo! Ma da questo confronto possiamo dire che ad uscirne vincitori siamo stati noi italiani, dato che degli FBI ci ricordiamo ancora, mentre di Akio e Sakoda no. Una volta che Tajiri perse il titolo dei pesi leggeri, divennero praticamente dei jobber fissi a Velocity, e se Akio riuscì a rifarsi una carriera qualche anno dopo col personaggio del cowboy Jimmy Wang Yang, per Sakoda il destino fu molto più crudele, dato che venne licenziato nemmeno un anno dopo il suo debutto e mai più riassunto. Numero 8. Nathan Jones. All'età di 18 anni, Nathan Jones venne arrestato e condannato alla reclusione in carcere per aver commesso qualche rapina. Con questa pecca nella fedina penale, la WWE pensò bene di attribuirgli il personaggio del carcerato. Il colosso di Bogo Road venne presentato con delle vignette che lo raffiguravano come un feroce animale, per troppo tempo rinchiuso, ma che ora libero è pronto a scatenarsi completamente. The animals, trap, trap, trap till
cages for. In TV non venne mai detta la natura del suo crimine, ma è evidente che la federazione abbia pesantemente calcato la mano, facendolo passare come il peggiore degli assassini. Nonostante questo, arrivò a SmackDown come buono, e non solo, ricevette istruzioni e guide private da Undertaker, e nel suo match di debutto avrebbe combattuto al fianco dell'American Badass per affrontare Big Show e Day Train a WrestleMania 19. Tuttavia, pochissimi giorni prima del pay-per-view, la WWE si accorse di quanto Nathan Jones non fosse ancora pronto per debuttare, figuriamoci poi su un palcoscenico importante come lo Showcase of the Immortals. Così venne tagliato fuori dall'incontro, che divenne un handicap match 2 contro 1. Il debutto effettivo di Jones venne rimandato di qualche settimana, ma la situazione non cambiò, era ancora annegato, così decisero di spedirlo nel territorio di sviluppo, l'OVW. Tornò nel novembre dello stesso anno per far parte del team di giganti di Brock Lesnar in un 5 contro 5 per le Survivor Series, ma poco dopo quell'incontro decise di abbandonare per sempre il mondo del wrestling. Decise di darsi al cinema, divenne un attore, e forse lo avrete anche riconosciuto in Mad Max Fury Road, ma io preferisco ricordarlo nel ruolo di Humongous in Asterix e Obelix alle Olimpiadi. Ah, il mio mezzo! Numero 7. Gunner Scott. La storia di questo ragazzo è molto strana. In Ohio Valley Wrestling lottava col nome di Brent Albright ed era uno dei migliori prospetti. Fu il primo Triple Crown Champion della promotion e su di lui c'erano grandi speranze per il futuro una volta chiamato in WWE. Solo che c'è un motivo se oltre a Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton e Batista non si fa mai il suo nome tra quelli usciti dall'OVW. Debuttò a SmackDown nell'aprile del 2006 col nome di Gunner Scott, uno dei nomi più generici in assoluto, e riuscì a sconfiggere Booker T ricevendo anche i complimenti nel backstage da Chris Benoit. In coppia col Canadian Crippler, i due vinsero contro Booker T e Finlay, ma quella fu la sua ultima vittoria. Iniziò a perdere ogni incontro senza un apparente motivo e nel giro di 2 mesi non lo si vide più. La sua ultima apparizione è datata il 30 giugno 2006, quando, dopo aver perso con Mr. Kennedy, venne attaccato da Great Khali e messo dentro una sacca per cadaveri, quasi come per simbolizzare la fine della sua carriera in WWE. Numero 6. Sylvester Turkay. Arrivato a SmackDown nell'agosto del 2006, Turkay era il classico fighter di arti marziali miste, con il pregio di avere al suo angolo come manager Elijah Burke, nome ben più ricordato del suo. Burke aveva lo stesso compito di Leo Rush per Bobby Lashley, parlare, solo che invece di chiamarlo My Man, lo chiamava Uomo Orso. E per metà uomo, per metà orso, per metà maiale. Turkay venne proposto come Monster Heel, con tanto di striscia di imbattibilità. Cavoli, come mossa finale gli diedero addirittura la letale Muscle Buster. C'era fiducia in questo uomo orso, ma prima della fine dell'anno sia lui che Burke vennero mandati in ECW, e nel gennaio del 2007, senza alcuna spiegazione, Turkay venne licenziato prima ancora di perdere il suo primo incontro uno contro uno. Ma ha fatto qualcosa di male? Ha litigato con qualcuno nel backstage? Boh! Non si sa, il suo rilascio mentre era ancora imbattuto è ancora oggi un mistero, ma almeno Elijah Burke ha potuto così avere la sua carriera in singolo in TNA come The Pope. Numero 5. I Jiminai. Tutti si ricordano di Simon Dean, il guru del fitness con tutti i suoi prodotti e tecniche dimagranti. Qui alla Globo Gym siamo dell'idea che bruttezza e grassezza siano malattie genetiche, tanto quanto la calvizie o la necrofilia. Ed è solo colpa vostra se non vi odiate abbastanza da prendere provvedimenti. Ma in quanti si ricordano del tag team a cui Simon Dean fece da manager? I Jiminai vennero presentati come ex grassi guariti grazie al Simon System. Ora sono in forma, atletici e... identici! Questo perché erano una coppia di gemelli. Avessero debuttato qualche anno prima, magari avrebbero ottenuto il ruolo di Basham Brothers. I due riuscirono anche a vincere un discreto numero di match, ma si trattava quasi sempre di squash ai danni di jobber locali. Non c'erano grandi piani per loro, anzi, diciamo che non c'erano proprio dei piani, dato che non avevano nemmeno dei nomi in singolo per essere riconosciuti.
Dopo ben 3 mesi dal loro debutto iniziarono a chiamarli Jesse e Jake, ma non voglio neanche provare ad azzardare su chi sia chi. Oggigiorno c'è chi ancora fa fatica a distinguere gli Usos, beh, io non sono mai riuscito a distinguere i Gemini. Numero 4. Bam Neely. Non tutte le bodyguard possono arrivare al successo, non tutte le guardie del corpo possono partire da quel ruolo e diventare delle star, come è successo a Kevin Nash e Batista, ma, santo cielo, essere come Bam Neely deve proprio far male al cuore. Assunto da Chavo Guerrero come sua guardia del corpo personale, Neely aveva un solo compito, aiutare Chavito a riconquistare il titolo ECW, ma fallì. Ecco, la sua carriera si potrebbe riassumere già in questo modo, ma è giusto andare un pelino in più nel dettaglio. Entrò a far parte della famiglia per default, assieme ad Edge, Ye Jets, Vicky e Chavo Guerrero. Il suo apporto alla stable fu terribilmente misero, e con un carisma paragonabile a quello di una lampada spenta, è difficile farsi notare in un gruppo così numeroso. Non c'è nulla che lo riguarda che valga la pena ricordare, e alla fine, questo sosia di Baron Corbin, ma con meno tatuaggi e molta meno abilità nel farsi odiare, venne licenziato nel gennaio del 2009, 8 mesi dopo il suo debutto. Numero 3. Eric Escobar. Dopo la morte del marito Eddie, penserete che Vicky Guerrero abbia avuto solo 2 spasimanti nel suo periodo in WWE, Edge e Dolph Ziggler. Sbagliato! Visto per la prima volta nel bel mezzo della festa per celebrare i 10 anni di SmackDown, Eric Escobar venne annunciato come il nuovo Toy Boy ispanico di Vicky, e nel suo match di debutto sconfisse Matt Hardy. Quella vittoria gli permise di far parte del team SmackDown per Bragging Rights, ma la WWE, resasi conto di quanto facesse schifo in confronto al team di Raw, cambiò quasi tutta la squadra blu, 3 giorni prima dell'evento. I don't know who he is. I thought it was. See, that's what I'm saying. I don't think anybody knows what. Persa la sua unica possibilità di far parte di un pay-per-view, Escobar perse anche la protezione di Vicky Guerrero, la quale si stufò molto presto di lui. L'ex general manager di SmackDown gli fece lottare degli incontri punitivi, tra cui contro l'Hard Dynasty e Kane, per poi venir licenziato pochi mesi dopo. They will never forget the name Eric Escobar. No, he parked my car last week. Numero 2. Kisarni. Come descrivervi questo lottatore? È come se Jake the Snake Roberts e Doink the Clown avessero fatto un bambino. Nell'ottobre del 2008 andarono in onda una serie di vignette per l'arrivo imminente di questo stravagante giostraio, Kisarni. Smizak, Dizown, Iziz, Giz About, Tizu, Gizet, Striazage. Cofosofane fedificifi, Pafam. Wow! No, non è l'alfabeto farfallino, è il Karni, la lingua dei giostrai. Questo particolare, unito al suo look parecchio eccentrico, poteva permettere a Kisarni di rimanere impresso nella memoria dei fan. Solo che la promozione del suo arrivo non ebbe mai fine. Si pensava che potesse debuttare a fine mese, in tempo per Halloween, e invece i tempi furono molto più lunghi. Se il primo video andò in onda nella puntata di SmackDown del 10 ottobre 2008, quando pensate abbia debuttato Kisarni? Provate a indovinare. Novembre? Dicembre? Finì col fare il suo primo incontro il 2 gennaio del 2009, 3 mesi di attesa. Se aspettavano ancora qualche anno, avrebbero potuto fare un crossover con American Horror Story Freak Show. Tanto che volete che siano 5 anni di attesa per un debutto? Sconfitta MVP sparì di nuovo per tutto il mese di gennaio, senza lasciare traccia, e si fece rivedere a febbraio per partecipare ad una Battle Royale con in palio un posto nell'Elimination Chamber di quel mese. Fu il secondo eliminato e venne licenziato il mese dopo, a marzo. 6 mesi di permanenza nel roster di SmackDown e solo 2 incontri ufficiali. Wow! Per fare questo video ho dovuto fare un minimo di ricerche e ho scoperto che Kisarni è ancora in attività, lotta ancora nel circuito indipendente. E se pensavate che il suo look all'epoca fosse eccentrico, guardatelo ora! Adesso ditemi pure che The Fiend è la cosa più terrorizzante che abbiate mai visto all'interno di un ring di wrestling.
Prima di scoprire quale sia il numero 1, vorrei proporvi alcune menzioni d'onore. I Dicks. Sto e Stoka, questo fu il bellissimo soprannome che gli attribuirono su Italia 1, debuttarono nell'ottobre del 2005, sconfiggendo i campioni di coppia Animal e Heiderreich in un incontro non titolato. Ma da quella vittoria non successe niente. Questa brutta coppia, molto più oliata degli American Males, finì con lo sparire poche settimane dopo il loro arrivo. Casey James e Idol Stevens. Un altro tag team, anche se di questo potreste aver riconosciuto il futuro Damien Sandow. Come coppia però, i cocchi della maestra Michelle McCool furono altamente dimenticabili. E se Idol Stevens fu fortunato anni dopo ad avere un'altra chance come salvatore intellettuale delle masse, lo stesso non si può dire di Casey James, completamente sparito una volta sciolto il tag team. Scotty Goldman. Noto e più col nome di Colt Cabana, riuscì a far rispettare il wrestling comedy nelle indie e firmò un contratto con la WWE nel 2007. Lottò un paio di match tra il 2008 e il 2009 col nome di Scotty Goldman, perdendo sempre. Era un jobber ed il ruolo, tremendamente marginale, non gli permise di far spiccare le sue brillanti qualità nel comedy. Ci provarono con una serie di video esclusivi su WWE.com, che abbiamo visto sì e no in 5 probabilmente. Jesus! La bodyguard di Carlito per giusto qualche settimana, il tempo necessario per accoltellare John Cena fuori da uno strip club. Storyline vera. Forse il suo più grande pregio è essere ricordato un minimo solo da noi italiani per la sua spaventosa somiglianza col portiere Gianluca Pagliuca. E numero 1, Hade Vansen. Chi? Esatto. La puntata di SmackDown del 12 dicembre 2008 venne interrotta da un video promo di una nuova superstar chiamata Hade Vansen. Questo wrestler inglese disse di aver visto e sperimentato l'oscurità e che era seriamente intenzionato a realizzare una profezia. I shall be your vessel. Stando a diverse indiscrezioni, da quel promo sarebbe dovuta nascere una faida con Undertaker, che avrebbe poi portato i due a sfidarsi a WrestleMania 25. Ma Vince McMahon annullò tutto perché considerava Vansen troppo piccolo e troppo poco intimidatorio per affrontare il becchino. Di Hade Vansen non se ne fece più niente e quel singolo video promo a SmackDown resta la sua unica apparizione in WWE. Se nel bel mezzo della puntata vi foste alzati per andare in bagno a far pipì, vi sareste persi l'intera carriera di Hade Vansen. Successe tutto così in fretta. Ma ora tocca a voi. Fatemi sapere quali sono, secondo voi, i wrestler più dimenticati nella storia di SmackDown. E soprattutto, fatemi sapere se vi ricordavate di tutti i lottatori visti in questa classifica. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Yeah,